e sono qui per tante ragioni, ma due soprattutto. La prima, quella che il console ha rammentato, la drammatica alluvione del mese di maggio, che ha sconvolto una parte rilevante del territorio, provocando tante vittime e danni particolarmente gravi, incidendo sulla vita di questa splendida, uno splendido Stato del Rio Grande do Sul. E questa è un'occasione per esprimere vicinanza, solidarietà che l'Italia ha manifestato, che intende continuare a manifestare, nella grande amicizia che lega Brasile e Italia. L'altra ragione è di carattere storico, sociale e umana. Il grande numero di cittadini brasiliani che sono di origine italiana. Nei primi tempi dell'immigrazione italiana in Brasile, la gran parte si è riversata in questa regione. E quindi noi abbiamo, accanto alla rappresentanza dell'ambasciata, del consolato, abbiamo la rappresentanza della nostra collettività, degli italiani che vivono e operano qui, nel Rio Grande do Sul, ma anche di questa grande quantità di brasiliani che hanno ascendenza italiana. Questo spiega il legame molto stretto che intercorre tra i nostri due paesi, tra Brasile e Italia, e l'amicizia profonda che vi è, con tante forme di collaborazione economica, politica, culturale, una grande quantità di iniziative, di legami collaborativi che vanno crescendo e che intendiamo far crescere costantemente. Per questo legame di fondo che lega insieme le nostre popolazioni, che lega insieme le nostre culture, che ci accomuna nella sensibilità brasiliani e italiani, e quindi la collaborazione tra i governi e le istituzioni è più facile per questa condizione più importante, che è quella di base di legami umani, storici, culturali, sociali che si registra.